Signore e signori, oggi è di scena la grande musica e per una grande musica ci vuole ovviamente una grande orchestra, ma soprattutto un grande direttore d'orchestra. E oggi per voi dirige l'orchestra Hegel Music System. Cari iFighters, bentornati sul nostro canale, l'unico vero canale dell'Alta Fedeltà. Sono Fabrizio e oggi parliamo del direttore d'orchestra, il preamplificatore P30A di Hegel e dell'orchestra. Ovviamente il finale H30A. Questa elettronica di riferimento è stata rinnovata, presentata per la prima volta al Monaco High End 2022 e finalmente poi sono arrivati appunto i iFight in Italia. La prima cosa che notiamo è il nuovo design, questa nuova livrea data a questi prodotti. Abbiamo pensato di fare delle piccole modifiche allo chassis, in primis per evidenziare il rinnovamento di questi prodotti. Il design originale di Hegel, seppur accattivante, era immutato dal 1995. Abbiamo quindi voluto apportare qualche miglioria ai nuovi modelli per distinguerli dal resto della produzione. Sì, ma amici, questa è soltanto la punta dell'iceberg, cioè non è solo design la novità. E in questo video appunto cerchiamo di capire, anche grazie al supporto appunto di Bent Holter, ingegnere capo di Hegel, cosa è cambiato dentro, all'interno di questi rinnovati P30 ed H30.A. Presentano entrambi un perfezionamento significativo dei precedenti modelli P30 ed H30. La grossa differenza a livello sonoro la fa una migliore dinamica, un rumore di fondo più basso, ma anche una spazialità più precisa nel posizionamento degli strumenti. C'è davvero una differenza notevole rispetto ai vecchi riferimenti. Vabbè, Bent ci ha quasi spoilerato tutto, ma iniziamo dal principio. Hegel ci ha sempre abituati, cari amici, a frasi payoff, iniziamo proprio da lì, molto intelligenti e fuori dal coro. Sulle spalle del gigante, la bestia, master e commander, ed oggi appunto conductor and orchestra. Iniziamo col dire che la produzione Hegel ha sempre avuto una sorta di nave scuola, un riferimento. Parliamo appunto dei loro modelli reference, così definiti. Pre, finali, DAC, CD player integrati, prodotti realizzati, passatemela, non per meri ed esclusivi fini commerciali, bensì anche per dimostrare le proprie capacità e quindi poi da poterle, in modo da poterle scalare su tutta la linea, quindi su prodotti meno esoterici, meno d'élite sostanzialmente. Parliamo quindi di una sezione importante, quella della amplificazione. E parliamo quindi di P30 ed H30, un set, un pre-finale che da anni ormai è di fatto un riferimento. Al loro debutto, oltre un decennio fa, questi due prodotti, un pre ed un finale appunto, hanno sconvolto alcune regole. Tecnologie non convenzionali, brevetti e soprattutto ossessione per il risultato hanno portato di fatto alla realizzazione di macchine eccellenti, capaci, silenziose, ma soprattutto, importantissimo, non caratterizzate timbricamente. Oh, pare niente. E questo in effetti è uno dei motivi principali per cui sono impiegati molto spesso in sale test all'interno di grossissime aziende di produzione di altoparlanti, proprio perché riescono a far comprendere agli ingegneri responsabili della produzione di questi altoparlanti come effettivamente essi suonino. Sebbene eccellenti, comunque, hanno fatto il loro tempo, insomma, nel mentre, infatti, in questi anni, i Hegel sono andati molto avanti, sempre avanti, nella ricerca e nello sviluppo di nuove tecnologie e quindi grazie alle nuove realizzazioni, pensiamo semplicemente all'H590, all'H390, hanno dato spazio appunto alla reinterpretazione anche dei modelli top di gamma. Negli ultimi anni Hegel ha fatto passi da gigante nel dominio digitale, ma l'esperienza e la capacità nel dominio analogico restano indiscusse. Oh ragazzi, ricordiamoci l'ultima impresa che hanno fatto, il mitico Prefono V10. Gli amplificatori digitali hanno molti aspetti vantaggiosi, ma per quanto riguarda la qualità sonora, un amplificatore analogico continua a suonare meglio di uno digitale. Ed infatti i reference P30A e H30A sono completamente analogici. Certo, a 11 anni di distanza il P30 e l'H30 restano ancora validissimi protagonisti, ma un effetto scatenante alla realizzazione delle nuove versioni, appunto la versione A, è stato l'abbandono da parte della Toshiba della produzione dei transistor sui quali Bent Holter aveva basato la prima realizzazione. For many many years, like almost 20 years, we use some MOSFET transistors from Toshiba.
Per quasi 20 anni abbiamo utilizzato i transistor Toshiba. Sfortunatamente nel 2008 sono andati fuori produzione e malgrado ne avessimo comprati 1 milione, avendo prodotto davvero tanti H20 ed H30, sono stati esauriti. Abbiamo quindi trovato un nuovo tipo di transistor dalla Siliconix negli Stati Uniti, che risultava essere ancora più performante dei Toshiba, ma questo ci ha costretti a ridisegnare completamente l'amplificazione di voltaggio dell'H30A. Tutti gli amplificatori Egel sono costituiti da due differenti amplificazioni, la parte di voltaggio e la sezione di potenza, che va a pilotare i diffusori. La parte di voltaggio è stata così completamente riprogettata. Current amplifier in the end. Però adesso iniziamo a vederli, cari amici. Il P30 è uno dei preamplificatori più semplificati direi, che il mercato offre. Il segnale al suo interno vede solo due transistor FET sul percorso del segnale. Questa filosofia non è fine a se stessa, è il concetto audiofilo del meno è meglio, ma fa capo effettivamente ad un principio assoluto: minori componenti, minori variazioni, minori problemi. Quindi, alla fine, meno rumore introdotto, ovviamente, quindi più musica. La sezione di preamplificazione è di fatto un circuito molto, molto sensibile. Variazioni anche minime, infatti, nelle prestazioni dei singoli componenti all'interno del circuito, transistor sostanzialmente, possono risultare in un degrado generale. E una soluzione, quindi, è data dalla riduzione del numero dei componenti stessi. Quindi parliamo esclusivamente di logica. Non solo, i pochi componenti quindi utilizzati devono poi essere davvero simili fra loro ed al meglio possibile. Proprio per questo il mitico Bentholzer seleziona molto attentamente i transistor e poi il tutto è supportato da una circuitazione con un percorso del segnale il più breve possibile, che effettivamente attraversa due soli transistor ed un attenuatore, il quale è molto, molto, molto silenzioso. Il preamplificatore ha un controllo di volume completamente rinnovato, molto più preciso, con un rumore di fondo ancora più basso ed un equilibrio tonale che rende il tutto davvero silenzioso. Il controllo di volume, infatti, è probabilmente la parte più importante di un preamplificatore. Quindi abbiamo capito che la parola d'ordine è silenzio, lotta alla distorsione. Per supportare questo è sempre presente all'interno il brevetto Sound Engine 2 a correggere la distorsione di intermodulazione grazie alla configurazione Fast Forward Feed. Il P30A è completamente bilanciato con quindi il raddoppio delle sezioni interne per ogni singolo canale. Questo permette di ridurre ulteriormente il rumore. Super qualitativo, super musicale, ma anche versatile. Il P30A prevede due ingressi bilanciati XLR, tre ingressi sbilanciati RCA stereo ed un ingresso dedicato all'integrazione in sistemi multicanale, il classico ingresso home theater, che può essere poi configurato in un secondo momento anche come ingresso standard, tradizionale. Il P30A, cari amici, non include DAC o streamer. È una scelta molto intelligente, in quanto questo tipo di amplificazione è intesa per restare in casa per decenni, quasi definitiva. Quindi Egel coscientemente lascia libero l'appassionato nella scelta delle sorgenti digitali. Questa è una cosa che possiamo solo commentare con un bravi. E adesso vediamo l'output, le uscite, che sono di tipo bilanciato, ovviamente XLR, e sbilanciato RCA. In questo caso sono due. Una delle due, fra l'altro, le uscite sbilanciate, può essere configurata a volume fisso per qualsiasi tipo di esigenza. Tutte le uscite sono sempre attive in parallelo e questo permette di pilotare anche altri amplificatori o subwoofer in contemporanea. Tutto questo, quindi, fa del P30A il vero direttore d'orchestra. Pesa 7,5 kg, è assemblato in un cabinet di alluminio acustico e raggiunge ben oltre 130 decibel di rapporto segnale-rumore. Come per tutta la produzione Egel, poi, il circuito stampato è al massimo delle possibilità dal punto di vista qualitativo, è un triplo strato da 70 mm. Sì, c'è anche il remote, non vi preoccupate, è che serve appunto per poter gestire volume ed ingressi. Ed è anche presente un trigger per poter gestire anche l'accensione e spegnimento in contemporanea del finale H30A. Ah, altra piccola cosa importante, hanno finalmente messo un riferimento visivo sulla manopola del volume. Ok, vabbè, è questo il direttore d'orchestra, importantissimo. Sì, ma l'orchestra? Come ovvio, ovviamente, l'orchestra si definisce per la massa, per l'energia. E qui la massa è tanta, tanta davvero. L'H30A è un monolite da quasi 50 kg, che nel suo stato monofonico
eroga ben 1100 watt su 8 ohm e senza porsi nessun problema è stabile fino all'ohm. Questo mostro di qualità e potenza è progettato come monofonico, nasce quale mono, ma lo sappiamo, può ed è impiegato spessissimo in configurazione stereofonica, con ben 350 watt di potenza disponibili su 8 ohm. E questa, cari appassionati, è una potenza sprigionata da ben 56 transistor bipolari ad alta velocità e bassissima distorsione. Sono da 15A e 200W l'uno. Questa potenza poi è garantita da una alimentazione lineare basata su due trasformatori toroidali da 1000V cada uno. E questo a garantire velocità, assenza di rumore, soprattutto assenza di rumore meccanico, quindi il famoso ronzio. A seguire un banco di filtraggio da 270.000 microfarad garantisce riserva di energia in abbondanza. Amplificazioni di questa potenza sono molto vulnerabili, soprattutto nella sezione di ingresso. Distorsioni di ordine elettrico possono penalizzare le performance finali, quelle musicali, quelle più importanti, e sono responsabili spesso di quel suono piatto, aspro, fastidioso. Per ovviare a questo, Bentholzer ha ridotto il problema sempre con un approccio meno è meglio, impiegando quindi solo una coppia, anche in questo caso, di transistor FET, come nel preamplificatore. Ovviamente componenti super selezionati e con la minima tolleranza fra loro. E tutto questo per ottenere la minore distorsione all'ingresso. Oh, c'è sempre comunque il Sound Engine 2, tranquilli. Sul pannello posteriore troviamo tre ingressi. Sono di tipo bilanciato XLR e sbilanciato RCA. Sono due ovviamente per la stereofonia ed uno per l'utilizzo in mono. Sciolgo subito un primo dubbio, più che legittimo. Ma un amplificatore monofonico in configurazione stereofonica, come va? In questo caso, parlo di H30 e soprattutto di H30A, nulla penalizza il risultato. Si può essere ingannati dalla sua essenza. Inizio con uno stereofonico che è un monofonico, ma poi devo raddoppiare perché devo comprare per forza l'altro H30A. Ragazzi, io nella mia esperienza rarissimamente ho visto sistemi che necessitavano effettivamente di due H30. Fatevi un'esperienza, provate ad ascoltare un H30. Non risulta mai sottodimensionato in configurazione stereofonica, o meglio, mai non all'altezza, erogando vibrazioni ed emozioni fisiche e senza mai suonare o intervenire nell'ascolto, parliamo di timbrica. Quindi si deduce che un H30A è per sempre, anche perché, ragazzi, 48 kg di robustezza, uno chassis in alluminio acustico, 6 piedini per un posizionamento sicuro e stabile e fino ad un ohm di pilotaggio. Più di 100 dB di segnale rumore, di più è davvero difficile. Vabbè, dai, di fronte a tanta roba fisica, intendo, cioè un frigorifero sostanzialmente, il primo pensiero è sempre quello: ammazza, questo suona forte, dai, ammettiamolo. Li vedi grossi, pesanti e pensi che servano solo a pressare l'aria, magari bene, ma quella come caratteristica principale. Invece, in questo caso, siamo di fronte ad un sistema che per la sua realizzazione è distante da questo preconcetto. Questa amplificazione suona forte, fortissimo, ma sempre con grazia e controllo. Un'amplificazione votata più al controllo che alla spinta, alla forza bruta. Che forse è proprio negli ascolti intimi, a volume naturale, che si percepisce ancora di più, è meglio il respiro, l'ambiente. Nel pratico, cosa chiediamo ad un'amplificazione? Dai, soprattutto a questi livelli. In primis, una sezione di preamplificazione che non alteri il segnale di ingresso, che sia semplice. Di preamplificatori, cari amici, è ricco il mercato, ma di buoni preampli non ce n'è tanti. E soprattutto poi che siano pratici e costruiti da un'azienda vera, affidabile, e che non costino poi come un attico, insomma, non ce n'è davvero tantissimi in giro. E poi un amplificatore di potenza che piloti quel preziosissimo segnale verso i diffusori. E questo deve farlo senza nessuno sforzo o compressione, con tanta potenza da potersi esprimere anche con driver complessi e tracce molto energiche. Banale? No, sarà, ma semplice non è realizzare questo. Il P30A e l'H30A entrano di diritto nel segmento top di gamma, dove altri produttori per avvicinarsi chiedono maggiore sforzo, maggiore impegno. E tutto questo Hegel lo raggiunge grazie alla propria innovativa e visionaria ingegnerizzazione. Le nostre orecchie, la nostra impressione, hanno ben saldo il carattere della coppia P30-H30,
Ma questa nuova realizzazione, oggettivamente, ha spostato ancora più in alto l'asticella. Se qualcosa poteva essere migliorato, oh, ragazzi, lo hanno fatto. È una sensazione strana perché credi che di meglio non puoi chiedere, non ti viene neanche in mente. E invece questi nuovi modelli hanno superato davvero le aspettative. Ci vorrà del tempo per raccontarveli in profondità, che poi è sempre relativo perché l'unica cosa, lo ripeto, l'unica cosa saggia è quella di contattare uno specialista Hegel e fare un'esperienza d'ascolto. Comunque, già i primi giorni passati assieme hanno evidenziato che al meglio, cari appassionati, non c'è limite. Frasona, eh? Li abbiamo connessi ovviamente a diffusori adeguati, iconograficamente dico, ma come mia abitudine e piacere, il massimo dello stupore lo si ottiene collegando dei piccoli puro sangue, come Kef LS50 Meta e Dynaudio Special Forti. Oh, che roba, amici! Ha sempre affascinato questo aspetto, ovvero elettronica al meglio possibile, costosa, di prestigio, e piccoli diffusori, ma di razza, mi raccomando. Viene fuori un risultato emozionante, dimensione palcoscenico, controllo. Ed in questo caso, soprattutto con diffusori compatti, il damping factor, il fattore di smorzamento, è un aspetto molto molto importante. Gli amplificatori Hegel hanno un fattore di damping molto molto alto, che permette di controllare woofer in maniera davvero precisa. Questa è una parte molto importante della tecnologia Sound Engine 2. H30A e P30 sono così in grado di pilotare qualsiasi diffusore, comprese le Kef Blade Meta. Eh sì, cari amici, inutile sottolineare che la Blade 2 Meta ci ha portato Jeff Beck nella nostra sala d'ascolto con il fantastico Brush with the Blues, un pezzo stupendo. Ci ha immersi e catturati con Roger Waters con A Music to That. Ci sta facendo proprio respirare l'aria delle sale da concerto. Che dire poi del primo movimento della quinta di Mahler? Super attrattivo, la profondità della scena, la ricchezza di dettagli, i rullanti sono meravigliosi. Superano di gran lunga quanto sperimentato con altri amplificatori su questi nostri classici riferimenti, le Blade 2 appunto. Ovviamente poi abbiamo anche collegato un altro diffusore di razza, parliamo di Confidence Dynaudio, e lì ha regalato una vera analisi del messaggio musicale, restituendo informazioni prima solo accennate. Qui, per esempio, i Massive Attack vengono resi con una articolazione così evidente e dinamica che il classico boomf dei woofer non c'è più. Ha lasciato il posto ad un dinamico e veloce transiente. Parlo di teardrops, ovviamente. Eh? Ah, e poi, vabbè, l'organo, che ve lo dico a fare. Con tutto questo controllo a disposizione, ascoltare Guillaume è stato divertente. E poi Marcus Miller? Provate il controllo sul brano Detroit, provate nel vostro sistema e poi provate un confronto con H3. Bene, cari amici, ok, dai, non mi dilungo oltre. Ne riparleremo a seguire. Nel mentre, qui al solito lavoreremo per essere le vostre orecchie. Non fatevi sfuggire quindi comunque i prossimi eventi, le prossime demo, dove vi porteremo questa accoppiata per condividere con voi appunto l'esperienza. Bene, oh raga, qualcuno mi aiuti, è ora comunque di tornare in showroom e... Oh, e chi li porta? 50 kg, 60 kg, ragazzi, oh... Io magari al massimo il pre ce la faccio, però dai. Ok, scusate e ciao a tutti cari amici da tutto l'Hi-Fi Club e dal prossimo video. Un'ora e mezza di musica al giorno, mi raccomando, per togliere le tossine della vita moderna. Ciao ragazzi, buona musica.